Oggi, eh. ieri è stata una giornataccia. Va bene, che un po' di acqua ci voleva, eh, perché sennò quest'estate costerà più l'acqua della benzina. Se fatti così, sì, sì, sì. allora. Eh... Beh, oh, giovedì scorso abbiamo finito il primo quadrimestre, professore, guardi, che anche, guarda, guardi professore che anche noi facciamo i nostri quadrimestri, oh, eh, faremo gli scrutini prima o dopo, eh, quello non ci abbiamo fretta, li faremo prima o dopo. Eh? No, le interrogazioni si fanno più neanche a scuola, Allora, bene, allora ve lo dicevo l'ultima volta, abbiamo chiuso il primo capitolo eh, dedicato al tema della riflessione sulla... Eh, sulle vicende, sugli uomini, sulle donne di cento anni fa. Oggi cominciamo la seconda parte. Avete visto la seconda parte? È un po' articolata. Cominciamo con eh, ricordando due anniversari: eh. oggi Dante, giovedì la mia. Oh, tutte e due 750 anni, eh? non ci avevo fatto caso. Adesso mi viene in mente il fatto che sono tutte e due 750 anni. Quindi... Ecco, facciamo questo momento e poi entreremo in temi, in problematiche più legate alla storia, alla cultura della nostra città e della nostra provincia. Ecco, però prima di cominciare un paio di avvisi, proprio veloci, veloci. La prima, quando uscite, per favore, Pietro, eh, Pietro vi consegnerà questa scheda. Questa scheda di adesione. Praticamente che vi chiediamo nome e cognome, data di nascita, indirizzo, codice fiscale, numero di telefono, eventuale indirizzo mail. Perché? Perché le ultime normative ci dicono, ci impongono, ci costringono a organizzare queste attività, perché non siano attività commerciali, quindi dovremmo fare poi una serie di procedure di tipo fiscale di un certo tipo. Chiedono che queste attività siano attività solo per coloro che sono negli nostri elenchi. Solo per dire in parole po povere, sono nostri soci. Quindi questa attività, ve l'ho detto altre volte, e lo ripeto, non è aperta al pubblico. Se qualcuno viene, viene come ospite, come amico, ma può venire una volta, due, non di più. Perché queste attività sono rivolte a coloro che sono nostri soci. Difatti, con questi dati, noi poi li trascriveremo in un registro che metteremo a disposizione per eventuali eh, esami, controlli da parte della Guardia di Finanza, perché sapete in questo periodo la Guardia di Finanza sta controllando le associazioni come la nostra, perché avete visto nei giornali qualche associazione fa la furbetta, dice di essere associazione di volontariato, poi invece fa tutt'altre cose. E purtroppo per, 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 per qualcuno, per colpa di qualcuno tra virgolette, bisogna andare un po' eh, tutti, eh, bisogna tutti mettersi in regola. Noi l'abbiamo sempre fatto con, il, con quel tagliandino. Pensavamo, speravamo che fosse sufficiente, invece non è più sufficiente. Le ultime leggi da questo punto di vista sono molto più rigorose. Voi sapete che anche noi come associazione abbiamo i nostri revisori dei conti. Quindi, senza andare alla finanza, ma i nostri revisori dei conti ci hanno detto: no, o questa cosa la mettete a posto, o se no, noi vi tiriamo le orecchie. E in particolare il presidente fa: io non voglio, voglio dormire tranquillo di notte, e quindi ci attrezziamo. Quindi, con calma, se non c'è bisogno di fare le corse, però ecco, eh, vi chiedo questa cortesia. Ovviamente, eh, poi controlleremo chi si è iscritto se ha pagato la relativa quota. Perché effettivamente poi costa anche la tessera, perché sapete anche le tessere, costa però. Quest'anno, abbiamo detto, va tutto nella cifra che avete già pagato, quindi non, non chiediamo più niente, sarà una cosa che farà il nostro impiegato, farà un, tutti i conti che deve fare. Eh. No, no, io, ho detto che non c'è fretta, ve la consegno alla fine. Eh, quindi voi lo portate a casa, vi chiedo di, la cortesia di riportarlo giovedì prossimo, un altro giovedì. ecco. Dopo una volta riconsegnati noi compileremo le nostre, i nostri registri e vi daremo una tesserina vera e propria, no? non quel tagliandino. Solo quel, quel tagliandino serve per dimostrare che avete pagato a settembre, ottobre, novembre, quando avete pagato. Questa, invece, tesserina, dimostra che voi siete i nostri soci, quindi avete il diritto di venire. Nessuno vi può impedire di non venire. È una cosa formale. Eh, ci abbiamo pensato dieci volte prima di farlo, perché anch'io queste cose burocratiche mi fanno venire l'allergia. Però vabbè mi hanno detto: prenditi una pomata, fatti passare l'allergia, Bisogna fare questa. <ride> bisogna farla. Ubbidisco, eh. come diceva come diceva quel signore là, obbediamo, Ecco quindi. Vi chiedo questa cortesia, mh, penso deve essere, è di essermi spiegato. No? È una questione proprio formale, eh, vale la Tessera, vale un anno. Per cui, quando a novembre riprenderemo, avrete una data e quindi andiamo avanti un passo alla volta. Se poi qualcuno ci tira dalle orecchie, eh, vabbè, metteremo su anche qui la pomata per farcela passare. Però, ecco, mh, vi chiedo proprio questa cortesia. Eh, magari qualcuno oggi è assente, vedo che qualcuno è assente, lo diremo anche giovedì prossimo e l'altro giovedì voi con calma fate, compilate, riconsegnate a Pietro o a me quando siamo qui questa, questa carta in modo che poi la raccoglieremo e poi predisporremo le, le tessere, va bene? È chiaro? Grazie. Eh. Avevo un po' di mal di pancia a dire queste cose perché ripeto a me queste cose qua però eh, questa è la normativa bisogna adeguarsi l'altra cosa più semplice più, più nostra è la proposta vi ricordate 15 giorni fa è venuto il dottor Carminati che vi ha proposto di visitare la Valle Imagna, la Madonna di Cornabusa. Ecc. Mi ha telefonato perché io pensavo si fosse identificato, invece non si è dimenticato <ride> e mi ha detto che lui ha fatto questa proposta. Io ve la faccio, però bisogna poi. Organizzarci. Allora l'idea è questa di partire. La cosa più bella sarebbe andare in pulma tutti insieme. Eh, in modo che così facciamo le cose, ci spostiamo. Poi il dottor eh, Carminati viene in pulma ci spiega. Per cui l'idea potrebbe essere partire intorno alle 9 a Bergamo, essere alla Madonna di Cornabuso intorno alle 10, lì si, ci si ferma. Lui spiega, vi illustra. La storia, le vicende, l'aspetto storico, l'aspetto religioso, l'aspetto sociale a Cornabusa. Poi verso le 12 e mezzo andremo a mangiare presso una, una sua struttura, alla Caberizzi, si chiama. Quello, vi avete visto eh, il De? Quindi lì facciamo un pranzo, eh, non quelli da sposo con dieci portate, però voglio dire qualcosa anche di, eh, di, di, di carino e di gustoso, magari tipico qualcosa, qualche formaggio che hanno loro. Nel pomeriggio l'idea è di, di visitare poi un pezzo della valle andando, io ho detto però non facci fare le scalate, né, perché non è, io prima non, non, non ci voglio. E quindi l'idea di, di fare un giretto, poi potremmo anche decidere. L'idea potrebbe essere quella di andare a Valsecca a vedere questo famoso crocifisso di cui parlava eh, anche quel soldato, vi ricordavate? Diceva: eh, Sono sotto la protezione del barbù, no? diceva questo, questo crocifisso. E poi verso le 5, 5 e mezza torniamo. Ecco. Allora, il prezzo dipende da quanti siamo, perché il problema più grosso è il costo del pullman, perché un pullman di un giorno costa costicchia, per cui se fossimo intorno a una cinquantina di persone potremmo stare, pranzo compreso, intorno ai 40 euro, una cosa così. Allora, facciamo così, lo facciamo alla fine di maggio, mi ha detto, perché se no rischiamo, Madonna di Cornabusa di trovare brutto tempo lì, eh, non so chi la conosce, una... Eh, torniamo il 10, 10 ma... dal 6 all'11 maggio. Mi sembra cos'è la gita dal 6 all'11 maggio? Eh? 6 all'11 ecco, all quindi potremmo farlo verso intorno al 25. Una cosa. Ecco, intorno al 20. Facciamo eh? al 20. perché mi diceva che la stagione è più bella e girando per la valle si vede anche qualcosa di carino. Se andiamo adesso è tutto grigio, tutto spoglio, eccetera. Allora, facciamo così, pensateci io per giovedì prossimo vi eh, faccio un ciclo stilato in modo che poi lo distribuisco a tutti poi chi vuole lo riconsegna facciamo così aspetta un attimo cominciamo a compilare la scheda di adesione dai facciamo una cosa alla... tanto non è, non è domani no? maggio è la lontà quindi prima facciamo la scheda di adesione poi fra 15-20 giorni, quando le schede ci sono tutte, quasi tutte, facciamo l'altra cosa. Quindi ecco, io volevo sapere a voi se, voglio dire, c'è un certo. Perché se tutti mi dicevate no, non ci interessa, chiuso. Invece, se qualcuno ci interessa, se riusciamo ad essere una trentina di persone, ecco. L'importante è essere una trentina, quarantina di persone, se no, si costa l'ire di Dio di, di Pullman. ecco, Perché il pranzo ho già concordato, sarebbe un prezzo anche abbastanza abbordabile. E poi ripeto, perché in un primo tempo pensavo, magari andiamo su in macchina, però andiamo su in macchina. No, noi stiamo insieme, poi chi va prima, chi va dopo, va su, va giù, invece così stiamo anche, è un momento anche per stare tutti insieme, va bene? Allora, io la proposta ve la faccio fra, diciamo fra 20 giorni, va bene? 20 maggio. che giorno è il 20 maggio? Non è che è che domenica? Eh, adesso vediamo, insomma, ecco, unico 20-21, chi è che ha lì ha una un'agendina? Una e venerdì facciamo ancora il 19. 19 facciamo ancora il nostro giovedì facciamo ancora il nostro giovedì 19 va bene giovedì 19. Sì, 19. 19 giovedì 19 eh? va bene allora indicativamente io dico adesso comincio già a dire al, al dottor Carminati preparati per giovedì 29 eh, giovedì 19 ok bene Grazie. Bene, giovedì 19. Allora, pronti? Oh, oggi facciamo una lezione proprio quella di, di quelle dure, eh, proprio scolastiche. Eh. Giovedì scorso abbiamo fatto un po'... Eh, vabbè, abbiamo fatto un po' quasi... Un, un, abbiamo fatto un viaggio fotografico, no? è stato soprattutto un viaggio interessante. Ma oggi facciamo una lezione di italiano nostro padre fondatore della lingua italiana quindi per piacere silenzio Laura no? <ride> e cominciamo eh, scusate voleva essere solo un modo per però aggiungo che vi presento il professor Enzo Noris, che è docente insegna al... insegna italiano quindi la sua materia ma non solo è insegnante ma lui è presidente della Società si chiama Società Dante Lighieri della sezione, la sezione di Bergamo. Quindi, ecco, sia per la sua professione, ma sia anche per il suo, questa sua passione che lo porta ad essere appunto presidente eh, di questa associazione, credo che sia uno tra le persone. Enzo, noi avevamo pensato di far venire Benigni, però anche se mi ariate, <ride> posso dirlo perché adesso è. <ride> Sì, sì, sì ovviamente una battutaccia, però veramente sono veramente contento di, di farvi incontrare col professor Enzo Norris perché è veramente un appassionato. C'è un comune amico, un suo collega che abita a Seriate, che io conosco e un giorno parlavamo. A un certo punto abbiamo parlato al professor Norris e questo mio amico mi fa, preso Lorenzo Norris, mangerebbe Dante Leghieri al mattino, la sera, a mezzogiorno, di notte andrebbe a dormire insieme. Quindi per dire la grande passione che ha eh, eh, per questo autore, per questo grandissimo autore che abbiamo tutti a scuola, ogni tanto ce lo facevano un po'. Eh, 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 ci lui vedrete che ce lo fa diventare una persona simpatica. Enzo, ti chiedo scusa se sono stato un po', un po così, eh, eh, un po' un linguaggio un po' informale, però ecco, adesso bando a tutte eh, queste espressioni un po' così amichele, amichevoli, amicali. Pronti via, a te la parola. Grazie. Grazie al professor Fiorendi, mi sentite? Avvicino un po' così, mi sentite meglio. Va meglio così? Allora grazie di essere qui ad ascoltarmi, il tema è impegnativo, cercherò di rendervelo più familiare possibile per trascorrere insieme un'oretta e mezza, un paio d'ore in amicizia. Come sapete nel 2015 si è celebrato ovunque nel mondo, anche da noi a Bergamo, l'anniversario della nascita di Dante Alighieri, nato nel, sotto il Sino dei Gemelli tra la fine di maggio e i primi di giugno del 1265. Quindi si celebravano i 750 anni. Come vedete nella scritta che vi ho proiettato, ci prepariamo a non abbassare il livello di attenzione su questo straordinario uomo e poeta in attesa di un altro anniversario che vedete scritto, l'anniversario della morte, dei 700 anni della morte avvenuta nel 1321. Quindi se vi va seguiteci perché da ieri, ad esempio, abbiamo iniziato una lettura d'Antis dedicata all'inferno che occuperà 34 mercoledì dalle 18 alle 19 in sala Traini. Si avvicenderanno relatori e lettori giovani e meno giovani per leggere l'inferno, per commentare canto per canto la prima cantica dell'inferno. L'ingresso è libero, l'abbiamo organizzato noi della Dante insieme a quanti hanno sostenuto il nostro progetto. Sala Traine in via San Francesco d'Assisi, è quella via che da Viale Papa Giovanni. Non Scende dove c'è la Deutsche Bank all'angolo, scende alla verso il parcheggio che porta all'Istituto Magistrale. No? È una viuzza che arriva a fondo chiuso e solo pedonale perché le macchine poi non possono andare oltre e mettersi su viale Papa Giovanni. E lì all'interno del cortile della banca c'è anche una grande sala. Ci sono dei cartelli che metteremo all'ingresso per farlo riconoscere. E dalle 18 alle 19 ogni mercoledì ci incontreremo per leggere e commentare l'inferno di Dante e naturalmente faremo la pausa estiva quindi chiudiamo il 15 di giugno e riprendiamo a settembre per arrivare poi verso la metà del mese di dicembre del 2016 la nostra idea è di accompagnare ogni anno da qui al 2021 eh, questo grande personaggio magari leggendo anche qualche opera meno nota, il cosiddetto Dante Minore, al quale in genere i giornali o l'attenzione del pubblico non dedica, non dà molto risalto. E il nostro programma anche eh, prevede a maggio, poi lo vedrete magari pubblicizzato, un convegno abbastanza impegnativo dedicato proprio alla biblioteca di Dante, cioè alle fonti che Dante ha potuto leggere e consultare nel suo percorso di studi e che ha utilizzato da par suo, cioè rielaborandoli in modo creativo, per costruire questo straordinario capolavoro che è la commedia. È molto affascinante cercare di ricostruire a quali opere della tradizione classica greca e latina, poi la tradizione biblica dell'Antico Testamento e del Nuovo, Dante si sia ispirato e quali operazioni culturali abbia fatto di mediazione, di rielaborazione di queste fonti. Ed è un percorso che ci vedrà impegnati con alcuni dantisti di livello nazionale, docenti universitari, se Dio vuole, proprio in questa sede, perché abbiamo chiesto l'ospitalità di, di questa sala. Mi dica. Sarà il 20-21 di maggio esattamente quella stessa settimana in cui voi andate in eh, Valimagna, il venerdì pomeriggio e il sabato tutto il giorno in questa sede ci sarà questo convegno, aperto al pubblico naturalmente, di un certo livello perché vorremmo dare risalto a un evento per eh, dimostrare come anche la nostra Bergamo sia attenta e non sia seconda a nessuno nel cercare di fare anche un po' di cultura eh. e è un compito che condividiamo con altre associazioni e come dire, che ci onoriamo di condurre avanti, contando sulla sensibilità dei bergamaschi e sulla passione che incontriamo nella gente. Bene, il tema di oggi è ovviamente Dante Alighieri in questi grandi e celebri anniversari, quello della nascita. E quello della morte, ma è anche il tentativo di leggere alcuni brani e di commentarli insieme per cercare di capire perché vale la pena ancora oggi leggere Dante. Noi sappiamo che nel mondo è tutto un proliferare di studi, di pubblicazioni anche in università straniere dedicati a Dante Alighieri, che forse eh, non vorrei dire una sciocchezza, ma è molto stimato e conosciuto forse più fuori d'Italia che da noi. Comunque non voglio iniziare all'insegna del pessimismo. Dante è sicuramente uno dei personaggi più noti, è un'icona, un simbolo della cultura e della lingua italiana di cui giustamente andiamo orgogliosi. Il suo capolavoro, come sapete... Eh, si intitola Commedia o Sacrato Poema o Poema Sacro, come dice lui, e Non Divina Commedia, che rappresenta il tentativo di nobilitare questo capolavoro, legandolo rispetto ai contenuti al mondo della teologia, del trascendente e del divino. Il titolo è, sembra, di Boccaccio, uno dei suoi più grandi ammiratori, colui che scrisse per primo... Negli anni 50 del 300, la prima biografia dedicata a Dante, il Trattatello in laude di Dante, e poi fu anche il primo, questo è interessante, a iniziare la tradizione delle letture, cioè delle letture dantesche. Il comune di Firenze gli affidò l'incarico di leggere in piazza davanti al pubblico e di commentare questo capolavoro. Boccaccio accettò volentieri iniziò in questo incarico con grande entusiasmo, ma dovette interromperlo, sembra, arrivato al canto XVII per motivi di salute, ormai abbastanza anziano. Quindi la tradizione delle letture dantesche in Firenze è molto antica e risale a questo straordinario autore, uno dei forse primi ammiratori entusiasti di Dante Alighieri. Vi dicevo, il titolo originale, cioè come Dante definisce il suo capolavoro, è commedia con una M sola, oppure poema sacro o sacrato poema. Noi però lo conosciamo, ormai in tutto il mondo il titolo è diventato questo, la Divina Commedia. Come sapete si tratta di un'opera distinta in tre cantiche, inferno, purgatorio e paradiso, per un insieme di cento canti. I medievali erano molto affezionati ai numeri, sulla tradizione pitagorica li interpretavano filosoficamente, come se fossero dei segni a volte esoterici, cioè difficili da interpretare per la gente comune, in grado però di contenere il mistero della vita e dell'essere. Quindi la tradizione cristiana riprese questa numerologia e la cambiò di segno, abbinando ad esempio il numero 1, al numero del divino, il 3 alla Trinità con i suoi multipli, il 7 anche per tradizione biblica ai peccati e ai vizi capitali ma anche alle virtù, il 7 lo ritroveremo nei gironi infernali, nelle balze e cornici del purgatorio e nei cieli planetari del paradiso. Il 7 4 più 3 rappresenta quindi questo riferimento etico al cammino, alla progressione. Dal peccato verso la salvezza. Poi ci sono ovviamente altri numeri. Il 4 che rappresenta, oltre i punti cardinali, i quattro angoli del mondo che reggono questo universo ordinato e così via. Quindi tre cantiche, cento canti. Il primo rappresenta l'introduzione a tutti e cento, anzi a tutti i 99 canti successivi. Non è quindi soltanto l'introduzione all'inferno, ma tutta l'opera, in modo tale che sganciando il primo dagli altri avete 1 più 33 più 33 più 33. E questo ovviamente non è un caso. Se osserviamo un attimo che vi cerco un passaggio che mi sta a cuore, se osserviamo eh, come è fatto il testo della commedia, e scopriamo che è suddiviso in terzine. Le terzine sono praticamente tre versi che procedono secondo uno schema di rime abbastanza semplice, cioè la terza rima inventata proprio dallo stesso Dante. Ogni verso che qui vedete numerato, spero che si veda abbastanza, è endecasillabo, cioè costituito da 11 sillabe metriche. Le quali non corrispondono esattamente alle sillabe grammaticali perché eh, intervengono dei fenomeni di tipo metrico, le dialefe, sinalefe, dieresi, sineresi, cioè delle elisioni per fare in modo che ogni verso abbia corrispondo a questo modello di 11 sillabe quindi se voi moltiplicate 11 sillabe per ogni verso per ogni terzina avete di nuovo il numero 33 non a caso il riferimento a ciascun numero dei canti che costituisce ogni cantica naturalmente non tutti i canti hanno una stessa lunghezza alcuni sono un po' più lunghi altri un po' meno ci sono degli studiosi che hanno approfondito anche questo aspetto numerologico interessante, chiedendosi ad esempio se eh, sommando il numero dei versi complessivi di un canto, prendo 115, facendo 1 più 1 più 5, si ottengano di nuovo dei numeri di portata simbolica. Quindi non vorrei esagerare dando credito a alcune ipotesi, anche un po' fantasiose, ma tutto nella Divina Commedia è molto più di quello che sembra a prima vista. Non so se sia vero che Dante abbia fatto proprio apposta, riferendosi anche nel numero dei versi complessivi di ogni canto, a questi simboli. Però certo è affascinante scoprire queste simmetrie e questi significati nascosti. Ad esempio, disponendo su una tabella tutti i canti, tutti e cento i canti, viene fuori, per così dire, che ci sono dei rapporti all'interno dei canti in base anche alla loro posizione nei cento. Il 16 del purgatorio non è solo, grosso modo, il canto centrale del purgatorio, ma è anche il canto centrale di tutta la commedia. E quindi alcuni dicono... Se noi andiamo a vedere di cosa parla questo canto, probabilmente scopriremo che non è casuale che proprio lì si affrontino determinate questioni che a Dante stanno a cuore e che rappresentano una sorta di, di asse portante dell'intera opera. Nel 16 del Purgatorio, infatti, si affronta in un dialogo con un personaggio abbastanza eh, misterioso, poco noto, Marco Lombardo. La questione del libero arbitrio. Cioè Dante si chiede l'uomo, l'essere umano, è libero o non è condizionato da alcune forze come ad esempio il destino oppure il caso? Evidentemente la risposta non sorprende, ma rinforza la convinzione di Dante. L'uomo è libero, responsabile delle sue azioni, perché così l'ha creato Dio. E la libertà dell'uomo è in qualche modo la possibilità stessa per cui possa scegliere di riconoscere nel suo Creatore colui che per amore lo ha chiamato all'esistenza, ma nello stesso tempo, la libertà dell'uomo, che è il dono più grande che Dio ha fatto all'umanità, può portarlo anche responsabilmente, coscientemente a negare questa relazione di dipendenza con il suo Creatore e addirittura a a costruirne una di tipo positivo, antagonista. Questo è successo a Satana, forse l'angelo più bello in assoluto che Dio aveva creato, Lucifero, il portatore della luce, che coscientemente decise di ribellarsi a questa relazione fondante con Dio e di presuntuosamente convincersi di essersi fatto da sé, di poter fare a meno di questo legame relazionale che in qualche modo viveva come un vincolo, come un limite alla manifestazione piena, alla realizzazione piena del suo ego, cioè della sua identità, mentre Dante ci fa capire come per affermare noi stessi sia di importanza vitale riconoscerci in questo legame di dipendenza positiva da colui che ci ha pensati e ci ha amati prima ancora di metterci al mondo e di chiamarci all'esistenza. Quindi la nostra identità si fonda su questa apertura all'alterità, cioè alla relazione con il totalmente altro, come dicono i teologi, cioè con Dio. L'altro aspetto interessante è quello delle rime. Se notate lo schema delle rime è molto semplice. Vi dicevo, questa rima, terza rima, è quella che Dante stesso ha inventato e ha costruito per dare un ritmo al suo testo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Cioè la rima è siglata con una lettera maiuscola: A, vita b oscura di nuovo a smarrita. Quindi a b a. Proseguendo nella seconda terzina abbiamo Hai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Qui le rime sono sorprendentemente b dura come oscura. E poi C, forte che apre al nuovo e di nuovo paura, cioè B. Quindi questo schema prevede che all'interno della coppia di simili A ci sia l'irrompere di una novità, di un'alterità che in qualche modo costruisce una progressione, un rilancio. Questo è ovviamente lo schema che funziona per tutte le terzine, cambia la vocale perché la rima cambia, ma il meccanismo è lo stesso. E qui, ecco, non so se lo riuscite a leggere, comunque ve lo riassumo, c'è una riflessione di una studiosa, si chiama Teodolinda Barolini, la quale sostiene che questo schema delle rime eh, rappresenti nell'irrompere del B, cioè di quell'elemento nuovo, L'irrompere della novità, cioè dell'alterità dentro l'identità. Questo processo diventa in qualche modo simile, paragonabile, alla storia delle generazioni umane, in cui la creazione di ogni nuova identità richiede l'innesto di un'alterità dentro la precedente identità. Non so se è chiaro il linguaggio, è un po' difficile, però è interessante, è come se. E, semplificando al massimo noi avessimo una coppia immaginate una coppia di eh, genitori AA che non vuol dire di identici che nella loro relazione si aprono a un terzo cioè una possibilità di prolungamento della loro stessa esistenza in una relazione feconda che apre al nuovo e questo è davvero un po' quello che succede anche a noi nella nostra storia e nella nostra vicenda umana. L'aspetto interessante è che Barolini collega questo dinamismo di identità e alterità anche al percorso che Dante e Virgilio compiono eh, fisicamente scendendo lungo i cerchi infernali e risalendo poi lungo le balze o le cornici del purgatorio. Il movimento è quello della spirale, scendendo nell'inferno i due tengono la sinistra, cioè leva manus, come se volessero anticipare l'esperienza del male, del peccato, del negativo, mentre quando saliranno lungo le cornici del Purgatorio, il movimento sarà sempre a spirale, ma in direzione del sorgere del sole, cioè della destra, e questo dice la prospettiva di chi lasciatosi alle spalle il male e l'esperienza del peccato di cui si è reso conto e ha chiesto perdono viene riconciliato e chiamato a guardare avanti a un futuro promettente, carico di speranza. È interessante quindi che questo movimento della spirale sia paragonato un po' anche alla visione che Dante ha dell'universo e della storia degli uomini. Cioè la storia degli uomini non procede in linea retta, secondo una progressione geometrica, ma procede secondo questo movimento. Apparentemente, quando la spirale torna sullo stesso punto, sembra che ci sia una stagnazione, una ripetizione del passato, cioè del precedente. In realtà, eh, la spirale, pur ritornando in asse su quello che potrebbe essere lo stesso punto lineare, si pone a un piano diverso, cioè a un su un piano superiore, cioè rappresenta un superamento. E la nostra storia è un, un po' così, cioè Dante stesso recupera una tradizione eh, classica, greco-latina, la tradizione biblica dell'Antico Testamento, riletto però la, nella prospettiva dell'inveramento dell rappresentato dal nuovo, cioè dall'incarnazione, passione, morte e resurrezione di Gesù, che per lui rappresenta il centro della storia, e nello stesso tempo il punto a cui guardare, a cui puntare per il compimento definitivo nell'Eterno. Quindi eh, qui avete visto come dall'analisi delle rime e di uno schema apparentemente formale legato all'aspetto linguistico, si possa procedere poi approfondendo a collegare a questo meccanismo, a questo dinamismo che riguarderebbe solo le rime, e passando ancora più in profondità si scopre che questo dinamismo riguarda anche la direzione stessa del viaggio di Dante, così come è narrato nella sua commedia, ma riguarda anche la visione della storia e del divenire che il suo autore ha concepito. No, non so se sono riuscito a spiegare, è abbastanza chiaro? Ottimo. È, è, cioè, sì, attenti, eh. è un po' difficilino e Diamo un'occhiata adesso, eh, scusate, lo apro così, così riesco a ingrandirlo. Apri con. Diamo un'occhiata a come Dante concepisce il mondo perché è molto importante avere una visione complessiva dell'opera. La conversazione di oggi è solo un'introduzione, mi auguro un assaggio, cioè che non vi faccia scappare la voglia di andare poi a riprendere il testo, di approfondire, perché è ovvio che non possiamo dire tutto, ci mancherebbe eh, affrontare tutte le questioni, ma cerchiamo di rimanere così, eh, non dico in superficie, ma a un livello introduttivo, propedeutico si dice. Ecco, questo è un po' lo schema del, dell'universo, partiamo dal centro, la Terra, Qui le proporzioni non sono fedeli per rendere più visibile il disegno. Voi avete la Terra sferica con l'equatore al centro, un emisfero, quello azzurro, è l'emisfero delle acque non abitato e quello invece è marroncino è l'emisfero delle terre emerse. Per essere esatti dovremmo però capovolgere questo schema concentrarci su questo emisfero che è quello delle terre emerse dove sorge qui ingenuamente la selva oscura la vedete questa macchia verde e dove c'è Gerusalemme dove c'è l'ingresso anche se non è ben identificato all'inferno qui abbiamo le terre emerse cioè eh, i continenti con le popolazioni della terra che Dante conosceva quindi l'idea di una terra sferica L'aveva già. Nei pressi della Selva Oscura, dopo la vicenda di cui magari faremo cenno, Dante e Virgilio entrano attraverso la porta nell'inferno, immaginato come una voragine, una sorta di imbuto digradante verso il basso, cioè verso il centro della terra. E questi sono i gironi che Dante e Virgilio attraversano scendendo a spirale, quindi non percorrono l'intera eh, circonferenza di ogni girone, ma solo una parte, poi scendono a quella successiva e così via. E, I peccatori sono disposti secondo dei criteri desunti per l'inferno dalla filosofia aristotelica, quindi il modello per distribuire colpe e pene è diciamo, di matrice pagana. La gravità delle colpe è in base alla percentuale, diciamo così, di intelligenza e di volontà che gli uomini ci hanno messo. Quindi più c'è intelligenza e più c'è volontà, più la colpa diventa grave. Quindi le colpe meno gravi, i peccati meno gravi, sono quelli di incontinenza, cioè legati a dei bisogni molto umani, non negativi in sé ma dei quali la risposta dell'uomo è negativa, cioè responsabile, come la fame, la sete, il piacere ovviamente sessuale e così via. Quindi anche il piacere di avere delle belle cose, di utilizzare il denaro, sono i peccati di incontinenza. Poi vengono quelli di violenza, in cui c'è la volontà di nuocere alle cose altrui e soprattutto alla persona e questi sono reati già, lo capite, un po' più gravi e quindi la punizione di conseguenza è più grave. Infine ci sono quelli, come dire, eh, legati a un uso dell'intelligenza perverso, i peccati della frode, cioè i fraudolenti che usano il loro intelletto per ingannare le persone e infine nel lago ghiacciato chiamato Cocito troviamo i traditori, questa quarta categoria che rappresenta il peggio. In questo lago ghiacciato rimane conficcato per l'eternità Lucifero, una sorta di enorme mostro con tre teste che sono la parodia della Trinità e con ali enormi di pipistrello con le quali in un movimento meccanico incessante mantiene ghiacciata la superficie di questo lago. Interessante come il centro dell'inferno, il punto più basso, quello più spaventoso, si è associato all'idea del ghiaccio, all'idea cioè dell'assenza più totale della vita e di ogni calore nella relazione umana. Qui i dannati sono descritti in posizioni irreali, se non addirittura animali o ferine, come il famoso ugolino che rode il cranio dell'arcivescovo Ruggeri. Cioè come se in questo crescendo di orrore Dante facesse l'esperienza, scendendo nei gironi infernali, di come attraverso un uso distorto della libertà si possa diventare più simili alle bestie feroci che non agli uomini. In una sorta di avvicinamento quasi attratti da un polo, che come una calamita tira verso di sé, rappresentato da Lucifero. Il male ha un potere di attrazione non è indifferente, il male in qualche modo affascina. E collocarlo al centro della terra è, secondo me, un'intuizione geniale. Come se al centro della nostra terra ci fosse un potere di attrazione in negativo che va contrastato, che non determina in modo meccanico i nostri comportamenti e le nostre scelte, ma che va in qualche modo conosciuto e preso in carico perché ci si possa distaccare e prendere le distanze da questo male per poter scegliere in alternativa il bene, facendo però questo esercizio umile di autocoscienza, cioè riconoscendoci limitati, perché il fatto che Dante scenda Nell'inferno incontrando queste categorie di dannati e non deve essere interpretato come un suo, come dire, modo per vendicarsi di quelli che gli stavano antipatici, oppure come dicono gli studenti, ma come mai lui mette questo qui, mette questo qua? Cioè lui non è che mette questo qui, questo qua. Costruisce questo eh, racconto come se eh, in qualche modo volesse. E ricostruire la proiezione dei suoi stessi peccati, delle sue stesse colpe eh, figurate nelle persone alle quali dà identità storica precisa. Quindi i peccatori sono il suo male e questo gli consente di prendere le distanze, vi dicevo, da questo male, poterlo nominare, riconoscere con nome e cognome e quindi poterlo superare lasciandolo definitivamente alle spalle. È un'operazione anche questa di un valore psicologico non, eh, non indifferente. Arrivati in fondo, i due devono scegliere il tempo nel battito delle ali e calarsi lungo il corpo di Lucifero. Naturalmente è un'operazione rischiosa. Virgilio chiede a Dante di salirgli sulle spalle perché sarà lui ad aggrapparsi al pelo del mostro. Anche qui un dettaglio che dice per evitare a Dante il contatto diretto con questo mistero del male e di conseguenza si frappone tra Dante Pellegrino e Lucifero stesso. Arrivati al centro della terra occorre una manovra difficile e impegnativa, quella della conversione. Quindi Virgilio con ingroppa Dante si capovolge e scende in questo budello lui chiama Natural Borella una sorta di tunnel in fondo al quale eh, intravedono la luce da un pertugio tondo e si ritrovano alla spiaggia del purgatorio, cioè esattamente agli antipodi di Gerusalemme e dell'ingresso all'inferno. Quindi Dante arriva al purgatorio non per mare, a nessuno è concesso, Ulisse ci aveva provato, ma il suo viaggio era fallito miseramente, ci arrivano solo le anime spianti portate da un angelo che parte con questo, io lo chiamo bus navetta, dalle foci del Tevere alla spiaggia del Purgatorio e fa avanti e indietro. Spinge questa sua barchetta però con la forza delle ali, a differenza di Ulisse che eh, fece ali al folle volo facendo forze sui suoi remi. Immagine della presunzione del navigatore conquistatore che vuole raggiungere la salvezza quasi conquistandosela. Questo non, non è possibile. Dante ci arriva invece passando attraverso via terra il centro del globo e uscendo dalla parte opposta. Naturalmente l'uscita da un pertugio tondo che qui richiamo una simbolica molto potente, è una nuova nascita. Cioè Dante e Virgilio, dopo essersi lasciati alle spalle il male, rinascono di nuovo, pronti per iniziare la seconda tappa del loro viaggio, quella che li porterà a salire lungo le cornici del purgatorio, immaginato come una montagna formatasi con la terra, che per orrore si ritrasse da quando Lucifero venne precipitato al centro della Terra. Quindi la Terra che manca dall'inferno quasi è stata catapultata nell'emisfero opposto e ha formato questa montagna. Siamo un po' un cono gelato, però è così. Questa montagna è costituita da alcune balze, l'antipurgatorio e poi da sette cornici, il numero 7 è evidente, quindi sette. Più 2 farebbe sempre comunque nove, e in cima c'è una foresta che qui non è disegnata. È la foresta in qualche modo speculare alla selva oscura che rappresenta l'Eden, cioè il paradiso terrestre. Qui Dante entra, ormai affrancato dalla guida dall'autorità morale di Virgilio, che si congeda dal suo discepolo, e una volta entrato nel paradiso terrestre, Incontrerà Beatrice. Non è un caso che l'incontro con Beatrice avvenga qui a rappresentare eh, il nuovo ingresso di un'umanità rinnovata all'interno dell'Eden da cui i progenitori per colpa furono cacciati. Quindi, Dante e Beatrice rappresentano un nuovo Adamo e una nuova Eva che riconciliati nell'ubbidienza alla grazia di Dio hanno riconquistato il purgatorio a pieno titolo. Bellissimo il fatto che poi questo paradiso terrestre sia possesso temporaneo, non definitivo, perché al termine di questo percorso si apre la terza tappa, ancora più splendida, è quella del viaggio attraverso i cieli, del paradiso vero e proprio. Qui vedete che Dante mette in fila concentrici uno dopo l'altro sette cieli planetari, questi sette cieli planetari hanno il nome appunto dei pianeti, come li chiama lui, Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno, uno avvolto nell'altro, tutti insieme fasciano la Terra al centro, quindi il suo sistema ovviamente è un sistema geocentrico. Però è curioso perché, come vedete, dopo i cieli planetari, i sette cieli planetari, ce n'è un ottavo delle stelle fisse, come se le stelle, le stelle fossero una sorta di tappeto trapuntato di bottoni d'oro che avvolge i sette cieli planetari. Oltre il cielo delle stelle fisse c'è il primo mobile, un o cristallino. È il cielo che ottiene da Dio, per grazia, dal motore immobile, per usare queste categorie filosofiche, il movimento e lo trasferisce agli altri cieli. Ogni cielo si muove a una velocità diversa, pronunciando, scusate, una armonia celestiale, la musica delle sfere, che solo i beati del paradiso e gli angeli possono percepire è molto bello anche questo riferimento a dei simboli per descrivere ciò che umanamente non sarebbe comprensibile. Cioè noi uomini comprendiamo ciò che passa attraverso i nostri sensi, cioè si riferisce a un'esperienza sensibile. Ma l'esperienza di Dante e Beatrice, perché è con lei che volerà nei, nei cieli del paradiso, è oltre l'esperienza sensibile, quindi... E il problema è descrivere ciò che Dante e Beatrice hanno provato e descriverlo in modo comprensibile ai lettori. Di qui il ricorso a delle immagini come ad esempio quella delle sfere concentriche che rappresentano la perfezione, del movimento circolare, anche questa è un'idea molto bella, che quasi progressivamente ci porta, ci avvicina accogliere l'esperienza del divino nell'incontro con Dio faccia a faccia, poi l'esperienza delle stelle, della luminosità delle stelle che però è sempre luce riflessa, l'esperienza del movimento e dell'armonia delle sfere e infine nell'empireo il cielo del fuoco, la sede del divino, l'incontro con Dio. Naturalmente eh, arrivato all'incontro con Dio Dante si rende conto che questo Dio, descritto come un punto luminosissimo, rappresenta sì, come dice lui, un punto. E quindi descrivere Dio come un punto è di un'arditezza incredibile, perché come può Dio essere paragonato a un punto? Eppure, questo punto è il punto da cui dipende tutto il cielo e tutto l'universo. Quindi. L'universo dantesco è contemporaneamente geocentrico, ma è anche teocentrico, perché arrivato a Dio Dante si rende conto che Dio non ruota intorno alla terra che si trova al centro, ma l'avvolge e l'abbraccia, rimanendo un punto e nello stesso tempo andando oltre qualsiasi capacità di comprensione umana. Abbracciando l'intero universo, cioè tutto quanto l'essere, questo è veramente incredibile. Un altro aspetto interessante è che, arrivato all'empireo, qui si vede un po' poco: Dante immagina di vedere eh, una candida rosa, cioè un eh, fiore la cui corolla bianchissima è una sorta di grande anfiteatro dove seguono per l'eternità i beati. E gli angeli, in un tripudio di luci, di festa, di sorrisi. La Candida Rosa è ovviamente, secondo alcuni, la sede dei beati. In realtà rappresenta non tanto un luogo fisico perché sarebbe ingenuo immaginare in un cielo, uno spazio siderale, di incontrare magari su un'astronave la Candida Rosa con i Beati. Sul modello dei santi barbuti della pubblicità del caffè lavazza no? sarebbe piuttosto ridicolo. Quindi, la Candida Rosa, come anche la descrizione dell'incontro con Dio, eh, descrivono delle esperienze esistenziali, non dei luoghi o degli spazi fisici. Cioè, rappresentano dei modi dell'essere. Quindi, la Candida Rosa è il modo per descrivere la condizione esistenziale, eterna, duratura, della felicità e della felicità dei beati, condivisa perché non sarebbe immaginabile una felicità egoistica oppure custodita nel riservo individuale, ma condivisa in una vera e propria armonia delle differenze in una sorta, come dicono alcuni a proposito di altri aspetti del nostro vivere civile, una convivialità delle differenze, una sorta di grande festa di nozze, dove qui Dante supera se stesso, ricorre a delle immagini come ad esempio quella delle api, che rappresentano gli angeli che fanno la spola tra Dio e, e i beati in un volo incessante, continuo, che trasferisce, diffonde questa gioia, questa luce, questa beatitudine, della quale tutti godono, non allo stesso modo, ma godono in modo diverso, a partire dalle specificità individuali. E questo è un altro passaggio che mi sta a cuore, cioè la beatitudine che Dante ci descrive. E mantiene i nostri tratti legati all'identità personale riconoscibile attraverso i nostri connotati, cioè non come in San Tommaso Dante ci regala dei beati tutti uguali, giovani, bellissimi, con questi capelli biondi, lisci e queste tuniche bianche. Ma ci regala una festa costruita sulla diversità e l'armonia di queste specificità. Ci sono vecchi, ci sono anziane, non dire vecchi perché suona male. Ci sono bambini, ci sono adulti, ci sono fanciulle, adolescenti e questo è stupendo perché significa che ciascuno di noi sarà beato a modo suo, cioè nella misura in cui ha aperto il suo cuore per farsi strumento della grazia. E questo eh, ubbidisce alle nostre capacità, ai nostri talenti, ma anche al dono che possiamo. Dimostrare di avere eh, nella docilità a questo, a questo spirito, no? a questa energia vitale che, che noi accogliamo, ma che non costruiamo da soli. E quindi eh, ovunque, nei cieli e paradiso, ma le diversità vengono mantenute. Questo mi sembra veramente molto, molto bello. E poi potremmo continuare ricordando ad esempio come, nella letteratura precedente, la rosa da sempre fosse un simbolo erotico, assolutamente profano, tra l'altro con una eh, evidente simbologia legata alla femminilità, no? nei suoi aspetti più intimi, più segreti. Dante utilizza l'immagine della rosa, la simbologia della rosa, non eh, esorcizzandola, cioè spostandola su un altro piano ma rivestendola dall'interno di un altro significato usando lo stesso significante ma risignificandolo dall'interno e non solo perché la definisce bianca candida ma anche perché la descrive nei suoi profumi quindi le sensazioni che Dante prova arrivato qui al culmine del suo viaggio sono delle percezioni sensoriali a 360 gradi che vanno oltre ma è un modo per dire, alla nostra stessa capacità di percepirle. Infine l'incontro con Dio, immaginato come ovviamente i tre cerchi trinitari di tre colori contenuti uno nell'altro, con una stessa circonferenza, nei quali, qui Dante chiude, gli sembra, concentrando il suo sguardo, divenuto capace di reggere l'intensità della luce, l'effigie di un volto umano cioè contemplando Dio, Dante vede il volto di un uomo. Questo allora, è vero, può farci dire che è Gesù di Nazare, cioè l'immagine del Dio fatto uomo, ma può anche voler dire che al termine del suo viaggio, Dante, per grazia, ottiene il privilegio di vedere se stesso come Dio lo ha pensato e lo ha amato. Cioè Dante davvero diviene ciò che è, come è stato presente da sempre nel sogno di Dio. Cioè è la sua umanità gloriosa che vede rispecchiata dentro il mistero stesso del, dell'amore trinitario. E ce lo descrive non in modo statico, come a volte alcuni teologi o alcuni passaggi dei vecchi catechismi rischiavano di fare, ma ce lo descrive in questo tripudio di sensazioni alle quali tutti i nostri sensi partecipano, nessuno escluso, e che si chiude all'insegna del movimento: l'amor che muove il sole e le altre stelle. Questo è. Naturalmente il verso più famoso che chiude il 33 canto del Paradiso, ma nello stesso tempo riapre ricollegandosi all'inizio quando Dante, all'inizio del suo viaggio, poco convinto dell'opportunità di percorrerlo con una falsa modestia, dicendo che non era né Enea né San Paolo e che non era degno di affrontare questo percorso, si lasciò convincere dal racconto di Virgilio. Relativo alle tre donne benedette che si erano mosse per lui. Maria, anzitutto l'aveva visto in grave difficoltà, si mosse e andò da Lia, la quale andò, scusate, da Lucia, la quale andò da Beatrice, la quale si mosse e scese da Virgilio per ingaggiarlo come guida affinché salvasse Dante dalla selva e dalle fiere e lo riaccompagnasse a lei, non attraverso un viaggio da subito in salita, ma attraverso questa parabola straordinaria dal punto di vista simbolico della discesa verso gli inferi, cioè della ricaduta per poter guadagnare poi in dignità una nuova nascita e una nuova salita. Quindi la storia inizia con... Gente che si muove, Maria si muove, va da Lucia, Lucia si muove, va da Beatrice, Beatrice si muove, va da Virgilio, Virgilio si muove, va da Dante e alla fine anche Dante si muove. È il mosse, no? Lucia è Santa Lucia e quella patrona della vista che Dante aveva invocato in occasione di una malattia agli occhi che lo aveva tenuto all'oscuro per alcune settimane. E quindi da qui sappiamo e da altri riferimenti che Dante fosse devoto a questa santa siracusana che diventa per i commentatori, già dai primi commentatori della commedia, l'immagine della grazia illuminante. Quindi se Maria è l'immagine della grazia preveniente, Lucia è l'immagine della grazia illuminante e Beatrice della grazia operante, cioè quella che eh, accetta di farsi strumento, no? di farsi mediatrice per eh, riscattare Dante, per salvarlo. Quindi la grazia di Dio viaggia, cammina sulle gambe degli uomini e si incarna nelle persone eh, che noi incontriamo, a volte anche casualmente e che spesso non sappiamo neppure riconoscere, perché l'incontro con Virgilio poi è straordinario perché non avviene subito il riconoscimento. No? Avviene però un fatto bellissimo, è l'invocazione di Dante che e grida miserere di me qualche tu sia o d'ombra o d'omo certo anche se fossi un'ombra ti chiedo pietà di me aiutami sono in difficoltà ecco l'invocazione che riscatta l'invocazione che ci permette di salvarci dal nostro egoismo dalla nostra presunzione è fondamentale e questo chiedere aiuto che permette a Dante poi di iniziare il suo viaggio e di venire a sapere quanti nella Corte del Cielo si sono mossi per Lui e continuano a farlo in questo movimento incessante dell'amore che non può essere descritto diversamente se non come dinamismo continuo, presente anche nella nostra quotidianità, in ogni istante della nostra esistenza. E scusate se vi ho. Annoiato, e proseguo con un altro passaggio importante che è questo. Mi piaceva farvi vedere eh, questa immagine, anzi ve la apro così, così la ingrandisco, è una miniatura. Questa miniatura ci permette di eh, cogliere quali sono i livelli sui quali si può Penetrare nel testo della, della commedia, il livello letterale, poi quello allegorico, poi quello morale, quello anagogico-spirituale. Cioè, già dai padri della Chiesa si intuisce, da parte dei padri, che la scrittura non significa solo alla lettera, ma contiene un significato ulteriore, un rimando a un significato più profondo che chiede però di essere colto. E loro applicano questo modello di lettura, di interpretazione della Sacra Scrittura, utilizzando l'Antico Testamento per spiegare il nuovo e sostenendo che l'Antico Testamento fosse una vera e propria preparazio evangelica, cioè fosse una chiave di lettura, una preparazione all'evento dell'incarnazione di Gesù e quindi della nostra salvezza. Allora ogni episodio dell'Antico Testamento veniva letto e interpretato alla luce del nuovo. Qui lo vedete, c'è questa bellissima immagine di un piccolo Davide, era un ragazzino, però qui il miniaturista lo descrive già con la corona in testa, con la barba, perché è un peccato di ingenuità, che fa ruotare la sua fionda come in una sorta di sequenza cinematografica o di cartone animato, questo è il gigante Golia, che viene descritto molto grande, che eh, prende e riceve il sasso direttamente in un occhio e il sangue gli cola a fiotti prima di stramazzare a terra. Accanto a lui c'è questa immagine di un Sansone, biondissimo, coi capelli lunghi, ovviamente la sua forza era legata alla chioma che afferra un leone e lo uccide strappandogli letteralmente le mascelle. Al centro, non a caso, vi risparmio gli altri tondi più piccoli, c'è un riferimento a Gesù, il quale con uno stendardo di vittoria, con segno di vittoria coronato, dirà Virgilio, proprio all'inizio dell'inferno, spalanca la porta degli inferi. Che vedete con queste strane fauci o fiamme che sembrano dei denti, delle fauci, e libera le anime dell'inferno dalle prigioni della morte. Questo avviene il Sabato Santo, secondo il, la tradizione cristiana della Settimana Santa, che è un po' il cuore della, della fede cristiana. Quindi è evidente che l'episodio di Davide e Golia, cioè l'uomo che inaspettatamente riesce per grazia a sconfiggere il male, l'uomo che attraverso una forza ricevuta dal di dentro, da una particolare benedizione e assistenza dello spirito, ha ragione di questi elementi brutti che rappresentano di nuovo l'animalità, la ferocia, il male sono i segni che preparano eh, ciò che succederà e si, e si realizzerà in pienezza con l'incarnazione di Gesù, la sua passione, morte e resurrezione. Ecco, anche Dante fa qualcosa del genere perché utilizza questa capacità che già i padri avevano di leggere la scrittura, non solo quella sacra, Antico e Nuovo Testamento, ma anche i testi pagani dei classici greci e latini per coglierne dei significati profondi, non fermandosi alla lettera, ma scoprendone dei risvolti utili, piegati allo scopo per far cogliere il messaggio che all'autore sta più a cuore. Un esempio quando Dante nel primo canto del Paradiso si trova a descrivere la sua esperienza che lui chiama di trasumanar, cioè di andare oltre l'umano, oltre l'humus se volete, cioè oltre la terra. E Dante utilizza un'immagine tratta da un mito, dalle metamorfosi di Ovidio. Il pescatore Glauco, che aveva catturato dei pesci e li aveva deposti su un prato, nota che questi pesci, mangiando un'erba prodigiosa, riacquistano vita e guizzanti si rituffano nel mare. Questo Glauco prova, anche lui, ad assaggiare quest'erba e si sente, man mano la inghiottisce, trasformare in un dio marino. Gli dei del mare lo accolgono tra le loro braccia, lascia la terra e partecipa con loro di una immortalità ottenuta attraverso questa strana, prodigiosa erba. Quindi l'esperienza che Dante compie nel paradiso, cioè questo sentirsi trasformato dal di dentro al punto da andare oltre l'esperienza dell'umano, trasumanar, la paragona a quanto è successo a Glauco, per indicare quindi non tanto una metamorfosi come era nel testo originale ovidiano, ma una trasformazione dal di dentro attraverso una metabolizzazione, diciamo così, della grazia santificante, che lo cambia dal di dentro, cioè gli, gli cambia il cuore. Un cuore di pietra gli restituisce un cuore di carne. Quindi vedete anche qui un esempio abbastanza evidente di come Dante utilizzi il metodo di un'analisi stratificata a livelli più profondi che già i padri avevano introdotto per applicarla non solo come facevano i padri all'antico, riletto alla luce del Nuovo Testamento, ma la applica addirittura anche ai miti classici e in questo modo riesce a mettere mano su un materiale, su un deposito, su un patrimonio enorme di simboli e di miti che conosceva alla perfezione. Quello che ci risulta ancora più straordinario però è pensare che la redazione della commedia avviene in un periodo particolarmente sofferto del nostro autore che si trova in esilio e questa condanna all'esilio gli impedisce di tornare in città, tra le sue cose e soprattutto tra i suoi cari che rimangono per alcuni anni a Firenze e lo raggiungeranno poi nella città di adozione dove morirà che è Ravenna. Quindi si trova in una situazione... Limite perché tornando da un'ambasceria presso il Papa a Roma viene raggiunto per strada da questa condanna che gli impedisce di entrare nella città, pena l'essere arrestato o condannato addirittura a morte. Di conseguenza Dante si ritrova così com'è, cioè con i vestiti che aveva addosso e sicuramente senza la possibilità di consultare i testi che aveva cari. È vero, viaggiando nelle corti dell'Italia settentrionale poteva accedere a delle biblioteche già allora molto fornite, come la Capitolare di Verona, dove soggiornò per due, in due occasioni presso gli Scaligeri. Però, insomma, poteva consultare alcuni testi avvalendosi soprattutto delle sue letture precedenti e di una memoria che non esito a definire prodigiosa. Perché comporre un'opera del genere, è vero, in più anni, non da un mese all'altro, circa un ventennio, richiede una, una capacità di tenere insieme una materia così abbondante e così complessa che oggi faremmo quasi fatica a tenere insieme con un computer. Perché all'interno della commedia sorprende come... Quanti la studiano anche utilizzando queste nuove tecnologie per fare delle ricerche su parole chiave o particolari aspetti legati alla lingua, scoprono una tessitura talmente compatta, dei rimandi talmente straordinari tra una cantica e l'altra, tra un canto e uno a distanza di più canti, senza nessun tipo di contraddizione o quasi sul piano narrativo che evidentemente rappresenta una sorta di miracolo perché quando Dante inizia a scrivere ha già un'idea di come andrà a finire ma poi man mano scrive ha sempre perfettamente presente quanto ha già scritto e quanto gli manca per completare l'opera. Sono 14.233 versi, cioè non sono pochi. Non è l'opera più lunga in assoluto, però, diciamo, è un'opera significativamente complessa e corposa. Una vera e propria cattedrale, per usare un'immagine cara ai medievali, dove effettivamente tutto si tiene in un'armonia, in una come dire, ehm, gioiosa sinfonia che sorprende i lettori di tutti i tempi. Mi piacerebbe leggervi adesso qualche, qualche verso, se ho ancora un po' di tempo. Sì, sì ce l'abbiamo, eh? sì. Perché ah, ho sempre paura di stancarvi. Ecco, questo è il passo in cui siamo al canto 34 dell'inferno, cioè l'ultimo, in cui Dante e Virgilio escono aggrappati al corpo di Lucifero accedono a questa grotta sotterranea e poi da questo tunnel guadagnano, nel canto successivo, la spiaggia del Purgatorio. Come a lui piacque, a Virgilio, il collo li avvinghiai, ed el prese di tempo e loco poste, e quando l'ali fuoro aperte assai, appigliò sé alle vellute coste, cioè al corpo peloso, villoso. Quindi Dante si avvinghia al collo di Virgilio, cioè gli sale in groppa e Virgilio si concentra per scegliere esattamente il tempo in cui le ali di Virgilio sono del sollevate di e di, del, di Lucifero sono sollevate, per evitare di essere schiacciato, spazzato via. La superficie è ghiacciata, quindi immaginate. Quando le ali furono aperte assai, appigliò, si tuffa e si aggrappa con Dante sulle spalle alle velute coste. Di vello in vello, giù discese Poscia, tra il folto pelo e le gelate croste. Perché ovviamente il corpo di Lucifero è conficcato nel ghiaccio e per scendere significa che tra le gelate croste e il folto pelo ci deve essere uno spazio sufficiente in cui infilarsi con Dante sulle spalle. Quando noi fummo là dove la coscia si volge, appunto in sul grosso dell'anche, lo duca con fatica e con angoscia, volse la testa ovelli avea le zanche, le gambe, e aggrappossi al pel com om, come uomo che sale, sì che in inferno i credea tornare anche. Perché Virgilio si capovolge e dice insomma sto qua sta tornando punto di partenza. Attienti ben che per cotali scale, disse il maestro, ansando come uomo lasso, stanco, conviensi di partire da tanto male. È un passo veramente splendido, anche perché se notate L'espressione scale, che poi Dante usa in altri passi, non può non riferirsi ovviamente all'immagine biblica della scala di Giacobbe, quella che Giacobbe vide in sogno, sulla quale salivano e scendevano questi angeli. Un'immagine cara poi ai padri del deserto. Infatti San Giovanni Climaco, un padre del deserto, ebbe questo epiteto Climaco proprio perché era un cultore devoto, a questa immagine della scala. Anche i padri del deserto descrivono la vita ascetica come una scala. Su questa scala però ci sono anche dei rischi perché i diavoli cercano di acchiapparti mentre sali per farti precipitare. Quindi la vita ascetica è un agon, cioè è una specie di combattimento continuo. Lo sa bene chi vuole migliorare se stesso, non per orgoglio, ma perché vuole lavorare sui propri difetti e cercare di migliorarli. Quindi l'immagine delle scale è legata all'Antico Testamento, ma poi viene usata anche per un'altra immagine splendida del paradiso, quella dello scaleo d'oro, quando Dante e Beatrice vedono, sono quasi arrivati al punto più alto, non ancora. Vedono questa scala d'oro che sale verso, verso il cielo e vi si incamminano insieme ai beati che quasi li invitano a salire intrattenendosi con loro. Quindi l'immagine della scala acquista un, una serie di connotazioni interessanti, è una sorta di simbolo che collega la terra col cielo la nostra esperienza di uomini mortali impegnati in questo lavoro su noi stessi verso l'esperienza del trascendente della pienezza della felicità qui invece è applicata a Lucifero paradossalmente il culmine del male della cattiveria diviene scala per poter procedere oltre quindi non sempre noi diremmo banalmente tutto il male viene per nuocere. È possibile, secondo questa strana logica divina, che da un male venga un bene, anzi, un'esperienza del male si trasformi in uno strumento che ci permette di passare oltre e di salire un gradino più su fino all'incontro definitivo con Dio. E questo è un aspetto che riempie eh, ciascuno di noi anche di speranza, cioè di, di ottimismo. Ecco. E per quanto male si possa fare esperienza nel mondo, il male non rappresenta l'ultima parola, ma può essere, certo, nel mistero di una provvidenza divina, uno strumento, una sorta di gradino su cui l'uomo è chiamato a procedere per lasciarsi alle spalle questo male. E arrivati al purgatorio, in questo canto il terzo, non siamo ancora sulla prima delle sette balze, ma nell'antipurgatorio, avviene l'incontro con questo personaggio, Manfredi di Svevia, che era figlio di Federico II di Svevia, un giovane cavaliere, coltissimo, anche molto bello che aveva il sogno di costruire nell'Italia meridionale una sorta di regno che potesse contrastare il potere del Papa, il quale secondo loro andava oltre le sue prerogative occupando il posto vacante dell'imperatore e in qualche modo trasformandosi lui stesso in una sorta di sovrano temporale. Male che Dante stigmatizzerà in più di un'occasione. No? rinfacciando al Papa di andare oltre le sue prerogative spirituali e di comportarsi come il peggiore degli usurpatori. Qui l'incontro con Manfredi è interessante perché Manfredi venne scomunicato e era noto alle autorità ecclesiastiche come un peccatore incallito, quindi assassino, adultero e in più scomunicato. Nell'incontro con Manfredi eh, Dante gli fa raccontare la sua storia. Cos'è successo prima di morire? Perché sei qui e non all'inferno? Perché in fondo i peccati di Manfredi non erano né inferiori né minori di tanti altri che Dante aveva incontrato nel suo viaggio nell'inferno. E quindi questo era un aspetto sorprendente. Manfredi racconta che io ebbi rotta ferita la persona di due punte mortali, due ferite mortali. Io mi rendei piangendo a quei che volentier perdona. Questo mi rendei vuol dire mi abbandonai piangendo a colui che volentier perdona e questo lo ha salvato per sempre orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Questo è spettacolare nell'anno della misericordia e la descrizione di un Dio che ama incondizionatamente. Notate il contrasto voluto tra perdona orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita. Questo per dire che il percorso che Dante compie nel suo viaggio lo porta anche a rivedere un concetto di giustizia che forse si era fatto anche per effetto dell'esilio e dell'ingiusta condanna che aveva subito, una giustizia distributiva. Applicata in modo meccanico, a ogni colpa deve corrispondere una punizione, esemplare, più possibile, inflessibile, quando si può. E forse eh, Dante aveva pensato, forse in alcuni momenti, anche a una vendetta nei confronti di coloro che ingiustamente i suoi concittadini lo avevano allontanato dalla città con un'accusa infamante, che e quindi potere. era l'accusa di baratteria cioè di essere un corrotto e un corruttore, cioè uno che si fregava i soldi pubblici, che rivestiva una carica per gli interessi personali. E qui non, eh, non c'è bisogno di dire eh, quali sono i riferimenti all'attualità perché si capiscono. E è una condanna in, assolutamente ingiusta. E certo Dante aveva un caratteraccio, era un uomo abbastanza orgoglioso, se volete anche un po' superbo, però si era speso interamente per la sua città. E rivestiva questa carica, vabbè, fu uno dei priori, che è una delle cariche più alte di Firenze del comune fiorentino, senza guardare in faccia nessuno. Proverbiale è la decisione che dovette prendere con gli altri priori di allontanare il suo più caro amico, Guido Cavalcanti, che si era reso responsabile di alcuni disordini in città. Quindi era un uomo retto, assolutamente retto, che non esita a condannare neppure il suo migliore amico, colpevole in questo caso di aver danneggiato in modo grave l'incolumità dei suoi concittadini ed aver creato queste turbative all'interno della città in un periodo tra l'altro difficile anche di fazioni, di forti contrasti. Comunque, vi dicevo, Dante probabilmente nel corso del suo viaggio ha modo di approfondire questo concetto della giustizia e il rischio di usare categorie riferibili alla giustizia umana per applicarla alla giustizia di Dio sicuramente l'ha corso ma un po' alla volta si è reso conto, qui ne avete una dimostrazione evidente, che la giustizia di Dio non segue i criteri della giustizia umana. È qualcosa di diverso, non eh, che cancelli la legittima esigenza di una giustizia e di una certezza del diritto ci mancherebbe, ma è qualcosa che va oltre, la misericordia di Dio. È la giustizia di Dio, cioè il modo che Lui sceglie, modo a volte incomprensibile, un po' paradossale e misterioso di amare incondizionatamente gli uomini. La condizione che Dante pone in questi episodi è ovviamente il rendersi piangendo. Cioè non conta la gravità dei peccati quanti peccati si sono commessi e non conta neanche quando ci si rende, ma questo fa la differenza ed è l'elemento che distingue anche i peccatori incontrati nell'inferno da quelli ormai anime espianti che incontrerà nelle... nelle e questo qua è l'incipit delle... Il canto primo del Paradiso, praticamente in tre versi c'è tutta la commedia di Dante. Qui eh, notiamo anche, se fosse possibile, vabbè bisogna starci sopra di più, eh, eh, Dante in questo suo lunghissimo apprendistato poetico arriva a scrivere la commedia che è già eh, un poeta solido, con competenze affermate, ma Dall'inferno al purgatorio e al paradiso, continua a migliorare, cioè riesce a rendere le sue terzine sempre più fluide, più musicali, più intense, più pregne di significato, fino ad arrivare a alcuni vertici veramente incredibili. Questo è un esempio: sentite la gloria di colui che tutto muove, muove l'amor che muove il sole e l'altre, allora mi mossi e io li tenni dietro, quello l'inferno di 2. Quindi vedete che il muovere, il movimento che dice questo dinamismo dell'esistenza umana, necessario anche per la progressione spirituale, no? dal peccato al pentimento, all'espiazione. La gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Cioè questa gloria di Dio penetra per tutto l'universo, ma come l'acqua che cade e bagna superfici diverse, non viene assorbita allo stesso modo. Se cade sul marmo o cade sull'argilla o cade sul legno, quindi il Dio unico che è amore, e che tutto muove nel dinamismo dell'amore, accetta di penetrare misurandosi sulla capacità recettiva della creatura e di chiunque è disposto ad incontrarlo. Questo è veramente, veramente molto molto bello, molto bello. Nel ciel che più della sua luce prende, cioè l'Empirio, fui io e vidi cose che ridire ne sa né può chi di lassù discende, questo è il tema dell'ineffabilità. Cioè quello che io ho visto, continuo a ripeterlo, non ho parole per dirlo, e però continuo a dirle, è simpatica sta roba, no? Cioè non rinuncia, eh, evitando di approdare a una posizione apofatica, si definisce così in termini tecnici, cioè davanti al mistero dell'essere occorre, stare zitti, non pronunciare neanche una sillaba. Ecco Dante sceglie un'altra strada, consapevole dei suoi limiti, continua a ripetere che è difficile, anzi impossibile, descrivere a parole quello che io ho visto, però siamo agli inizi, continuerà a farlo usando immagini realistiche tratte dall'esperienza di tutti i giorni, per descrivere l'esperienza metafisica trascendente attraverso l'esperienza sensibile, perché in fondo la realtà nella quale viviamo è importante perché non si limita a rappresentare ciò che noi possiamo cogliere alla superficie, ma nasconde all'interno un eh, mistero, il mistero il significato ultimo dell'esistenza. E quindi l'invito è eh, qui davvero chiudo L'invito che Dante ci lascia e che ne fa un poeta attualissimo, ripreso poi da generazioni di altri poeti anche del Novecento, è di riuscire a concepire questa totalità del reale con uno sguardo buono, carico di speranza, perché questo reale è promettente, è una buona promessa, è affidato alla custodia della nostra libertà e della nostra responsabilità però chiede di essere compreso, di essere in qualche modo penetrato no? nei suoi significati più profondi, per evitare di fermarsi a una superficie che banalizzerebbe il senso stesso dell'esistenza. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie professor Norris. Eh, è stato profondo mh, ci ha semplificato però la cosa è eh, eh, sì sì sì. Diciamo se ci leggi ancora un paio di cose. Cosa dite? Dai, leggici ancora, ce la facciamo ancora a 10 minuti, dai. Magari la preghiera la preghiera della Madonna, non so se si dice così, adesso non vorrei dire una, usare un linguaggio troppo ecco questo questa. Hai capito senza spiegare. E questo è il 34, 33esimo scusate, del Paradiso, e l'ultimo canto del Paradiso, inizia con un discorso diretto. Lo vedete dalle virgolette: non è Dante che parla, è un grande mistico, San Bernardo, che appare accanto a Dante dopo che Beatrice è uscita di scena. E qui varrebbe la pena in due parole. Ricordare come l'esperienza dell'amore uomo-donna, che è nella simbolica biblica da Osea, i profeti, ma anche in altri testi, il cantico, l'immagine più alta che lo scrittore sacro usa per definire l'amore tra Dio e l'umanità, non è una realtà ultima, ma penultima. Cioè alcuni potrebbero immaginare che Dante arrivi a contemplare Dio insieme a Beatrice, con Beatrice al suo fianco. Invece prima di contemplare Dio, Beatrice si congeda, prendendo posto, quello che le spetta, nella candida rosa. Dante la vede lontanissima, ma nello stesso tempo vicina. Ormai... Gli appartiene in una forma di esperienza di appartenenza reciproca che non, non è dato di poter esprimere con categorie umane. E questo appartenersi pur nella distanza, che è forse un aspetto più affascinante dell'amore che ci lega a vicenda, tra coniugi, tra uomini e donne. Beatrice lo guarda un'ultima volta e gli sorride, poi si volse all'eterna fontana. Ecco, l'eterna fontana, ovviamente, è la fontana inesauribile dell'amore di Dio. Beatrice ha bisogno di alimentarsi attingendo a questa eterna fontana per rimettere in circolo, anche in questa relazione speciale che ha con Dante, l'amore che viene da Dio, che è Dio. Questo è veramente un, un passaggio bellissimo e molto commovente. Dante scopre che accanto a sé ha un sene, cioè un vecchio molto composto, San Bernardo, grande mistico, devoto a Maria autore di alcuni testi teologici dedicati a Maria, lo sceglie come terza e ultima guida. Compare pochi canti prima che finisca il suo viaggio, quindi non c'è proporzione, però qui più che grande guida il Santo è una sorta di, di mistico no? che introduce Dante attraverso la via mistica alla contemplazione della bellezza definitiva che è quella di Dio. E quindi anche qui eh, la scelta interessante è una prima guida a Virgilio, la sapienza di generazioni di uomini, del mondo classico, la sapienza umana, la razionalità, l'intelletto che pure è importantissima, che accompagna Dante lungo tutto l'inferno e poi lungo tutte le balze del purgatorio fino al paradiso terrestre. E qui occorre una nuova guida quella della grazia operante, Beatrice, la donna che attraverso il suo amore permette di comprendere molto di più di quanto si possa comprendere con la ragione e l'intelletto umano. Non basta la conoscenza, si comprende e si conosce anche attraverso un'altra intelligenza, che è quella degli affetti, che è quella dei legami profondi. Ma anche questo non basta, c'è un terzo passaggio che è quello... Dell'intuizione mistica, se volete quasi del rapimento estatico, no? di cui parla anche San Paolo nella lettera ai Corinti. Ebbene, qui San Bernardo intercede per Dante rivolgendosi a Maria e pronunciando uno dei testi più famosi, l'unico che è entrato a pieno titolo nel breviario dei sacerdoti, tanto è mh, autentica questa ispirazione poetica che diviene allo stesso tempo teologia in versi. Il culmine di questo testo, fin dall'inizio, sarà poi la concessione della grazia. Maria dà il suo sì e concede a Dante di potersi rivolgere direttamente a Dio e di contemplarlo faccia a faccia. Nell'Antico Testamento, nella Genesi, si diceva che noi siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio. E ecco, quel percorso di Dante è un percorso di eh, riscoperta nel profondo di questa immagine e somiglianza con, eh, con Dio, quasi un, un essere accolti nel, nel dinamismo del suo mistero più profondo. E di conseguenza qui Bernardo, siamo all'inizio, prega Maria perché conceda a Dante questo privilegio. Vergine Madre, qui eh, naturalmente tecnicamente abbiamo degli ossimori, cioè l'accostamento di parole che concettualmente si elidono e metterle una vicino all'altra crea un, un effetto no, di straniamento no, nel lettore che dice: come è possibile che sia Vergine e Madre? Ma in Maria ciò che è impossibile agli uomini si compie. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, cioè l'eterno consiglio divino ti ha concepita e tenuta presente come termine del suo progetto redentivo fin dall'eternità. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. In fondo, non è che Maria Santissima abbia fatto poi chissà che, semplicemente si è resa disponibile ad accogliere il mistero della vita. Ha detto il suo sì, il suo fiat. In questo senso, ha nobilitato l'umana natura. Cioè, si è resa ubbidiente, ob audio, no? ha accolto l'invito del Creatore a diventare strumento di riscatto, di redenzione per gli uomini. E questo è veramente grandioso. No? Quindi non è tanto nel fare, ma è nel divenire in qualche modo capaci di accogliere dentro la propria carne, il proprio cuore, il mistero del, dell'essere. Nel ventre tuo, notate anche la pregnanza di questo termine, Dante usa tutta l'estensione lessicale che aveva a disposizione parco vocaboli relativamente scarso e la eleva potenza allargando enormemente le potenzialità espressive della lingua e aggiungendo, inventando, rivisitando vocaboli che arrivano a 10 12000 rispetto alle poche centinaia della generazione precedente quindi a buon diritto è il padre della lingua italiana ma quello che stupisce e la sua capacità di eh, spaziare in questi registri, che era tipica un po' se volete anche dei Vangeli, cioè di descrivere cose basse, umili, anche spregevoli, risignificandole e cambiandole di segno. Dio sceglie di farsi uomo in Gesù, il figlio di un falegname costui sceglie tra i suoi discepoli degli ignorantaci di pescatori uno rubava addirittura sulle tasse un altro è un passato discutibile poi è un po' traditore lo vende per denà cioè com'è possibile che un contenuto così sublime il re dei re decide di accettare la morte di croce che è la morte degli schiavi cioè quindi voi capite che Dante, forte di questa lezione, usa senza nessuna vergogna tutti i vocaboli che aveva a disposizione, risignificandoli dall'interno. Ventre è un termine disdicevole, non è nel seno tuo, nel grembo tuo. Ventre è un termine realistico. Eppure qui... Nella preghiera alla Vergine, il punto più alto e sublime di tutta la commedia, Dante usa ventre. È bellissimo, no? Perché vuol dire che nessun aspetto della nostra umanità, della realtà tutta, anche gli aspetti, come dire, più banali, più bassi, entrano di prepotenza in questo straordinario mistero che è la storia della nostra salvezza e tutti hanno diritto di cittadinanza, quindi davvero Dante assume la creazione, la totalità del reale e la assume guardandola con occhi nuovi, perché tutto diviene cifra, diviene veicolo per comunicare agli uomini questo messaggio straordinariamente positivo, quindi anche le cose più brutte, più vergognose entrano con una dignità nuova di diritto in questa preghiera. Qui la parola, la poesia si fa preghiera. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Questo fiore è la candida rosa, questo fiore è il Cristo, questo fiore l'umanità redenta. È come se Maria Vergine ci custodisse nel suo ventre e ci Partorisse di nuovo ogni giorno. Qui sei a noi, meridiana, face di caritate, fiaccola di carità, e giuso intra immortali sei di speranza, fontana vivace. Vedete la stessa parola, l'eterna fontana usata due canti prima per indicare Dio, qui Bernardo la usa per indicare la Vergine, descrivendola come. Una fontana zampillante di speranza. Qui mi fermo perché se no vi. Grazie, grazie, prego, grazie a voi. Bene. Venite, Bene, un... eh, sì, dai, eh. sì. è stato un bel incontro, no? Proprio. Eh. Ci ha fatto vedere alcune cose. Certo, ci sono tante cose da aggiungere, tante. Eh, sì, 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 sì. sì. Bene, chiudiamo qua, ecco vi chiedo di ritirare lì la scheda e di riconsegnarla giovedì, va bene? Buonasera a tutti Buonasera, a giovedì. Grazie a voi. Vi sì, faccio sapere per la faccenda. Che... Anna, sì. E poi sicuramente dica di giovedì qua che parliamo della sua casa del suo, del suo, della sua casa perché parleremo di Aspino. Lo so, perché lo fai tutta la mia, Vediamo signora. Voglio prendere il Io sono un po' consiglio perché abbiamo fatto le cure lì a Portone del Diavolo al mercoledì sì. e quindi non riesco quest'anno ad andare a Montello. Quest'anno dovranno a Bagnatica e Montello. E Montello, ecco. Ah, sì, ah, perché sì. poi tutti i mese di febbraio... Ah, si, sì. facciamo settimana prossima. No? si rivolta nella tomba si sì, si sì, sì. non <ride> condivido questo cioè eh, però io penso...